Ciao a tutti, oggi prepareremo i bocconcini di pollo con marsala e opetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti. Gli ingredienti sono petti di pollo tagliati a pezzetti e infarinati, marsala, olio extravergine di oliva, cipolla, sale, pepe, uva sultanina ammollata, pinoli, acqua e farina. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta col bimbi, andiamo a infarinare i bocconcini di pollo. In questo modo e proseguiamo così per tutto il resto del pollo. Dopo aver infarinato i petti di pollo, i bocconcini di pollo, versiamo nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi. A velocità 8. Riniamo la cipolla sul fondo del boccale. Versiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Adesso riuniamo un po' sul fondo. Posizioniamo la farfalla, riprendiamo i bocconcini che abbiamo precedentemente infarinati, li versiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo insaporire per 7 minuti 100 gradi, velocità soft. Adesso aggiungiamo dal foro del coperchio il marsala e facciamo sfumare senza il misurino per 5 minuti 100 gradi, velocità soft. Adesso aggiungiamo il sale, il pepe, i pinoli. L'uva sultanina che abbiamo precedentemente ammollato. E l'acqua. E facciamo cuocere. Stavolta chiudiamo anche col misurino per 20 minuti. 100 gradi, velocità soft. I bocconcini di pollo sono cotti, andiamo a impiattare. Bocconcini di pollo con marsala e uvetta. Grazie e alla prossima ricetta.